Oggi più che mai è importante un approccio olistico del patrimonio e per fare questo necessita un'analisi di quelli che sono lo stato attuale, i bisogni e le aspettative, affinché è possibile fare una pianificazione personalizzata e poi seguire un'analisi per fare un monitoraggio attraverso un servizio dedicato. È importante oggi la tutela e la protezione del patrimonio per dare una continuità generazionale attraverso un approccio che non sia solamente l'efficienza, creare un'efficienza dal punto di vista finanziario del patrimonio, ma tutelare anche quello che è l'aspetto patrimoniale e quindi l'azienda, il patrimonio immobiliare. Per fare questo è importante usufruire di tutti quelli che sono gli istituti giuridici preposti. E quindi mi riferisco per esempio ai trust, ai patti di famiglia, agli atti di destinazione, alle polizze vita, alle intestazioni fiduciarie, cioè utilizzare affinché si possa prevedere una protezione del patrimonio per dare continuità al patrimonio per le future generazioni. Sicuramente si fonda tutto sull'ascolto, ciò che è importante è creare le condizioni per dare all'imprenditore un futuro sereno. Per fare questo necessitano secondo me tre drive importanti che sono l'ascolto del cliente, la condivisione delle aspettative e la condivisione dei rischi e questo garantiscono una relazione duratura nel tempo affinché è possibile garantire le generazioni future salvaguardando e custodendo anche quelli che sono i valori intangibili.